Africa, una terra immensa di contrasti e sfide. E un antico ordine di scimmie l'ha conquistata quasi per intero. I babuini, che prosperano nel continente da oltre 2 milioni di anni. Animali capaci di adattarsi in qualsiasi luogo abbiano messo piede. Questa è la loro storia. In Etiopia, il branco del deserto difende una preziosa oasi. Sulle coste del Sudafrica, il branco della spiaggia condivide il suo ambiente con i vicini umani. Sugli altopiani, il branco della montagna deve scegliere fra due leader. E in Botswana, il branco del fiume si imbatte in una pericolosa minaccia. 4 famiglie che vivono in 4 mondi diversi. Ma ognuna domina seguendo le regole del branco. È mattina presto e il branco della spiaggia, una famiglia di babuini chakma, emerge dalle grotte in cerca di qualcosa per la colazione. I chakma vivono sulle montagne costiere della penisola del Capo, proprio di fronte all'Oceano Atlantico. È una delle 5 specie di babuini che si trova in Africa e qui condivide il suo territorio con un altro primate. L'uomo. Vivere con questi vicini a 2 zampe presenta una serie di sfide e di opportunità. Il branco non si dirige subito verso la spiaggia, ma fa una deviazione in periferia. In cerca di qualche gustoso avanzo. Un anziano sale su un albero per accertarsi che la costa sia libera. Quando è sazio, chiama il resto del branco. Gli alberi da frutto piantati qui sono un facile spuntino. E tutti ne approfittano. A causa del cibo, si stanno inoltrando sempre di più nel territorio del vicino. I baccelli essiccati nascondono al loro interno prelibatezze nutrienti. I babuini sono opportunisti. Si procurano il cibo da una varietà di fonti che gli garantisce una dieta equilibrata. E nel mondo degli uomini, questa intraprendenza ripaga. Queste fortezze create dall'uomo offrono un'altra possibilità, il cibo spazzatura. Mentre la famiglia raccoglie i baccelli, un giovane maschio fa centro. Ha una grande opportunità. Se solo riuscisse ad aprire il coperchio.
Bingo! Sfortunatamente, però, un maschio più grosso e dominante irrompe sulla scena. Secondo le regole dei babbuini, il più forte mangia per primo. Ogni membro ha il suo posto nella gerarchia familiare. Mentre alcuni si nutrono, altri si concedono una toilettatura all'ombra e rinforzano il loro legame. I più giovani prendono ancora il latte materno e, non dovendo cercare cibo, hanno più tempo per combinare guai. La copertura del branco della spiaggia è saltata. È ora di squagliarsela. A chilometri a nord, in Etiopia, si innalzano i monti Semien. Un gruppo di oltre 100 babuini gelada si nutre placidamente in un prato ad alta quota. Un tempo si riteneva che questi primati fossero una specie separata dai babuini, fino a quando non gli è stata data una classificazione. Mentre i babuini mangiano un'ampia varietà di cibo, i gelada ne prediligono un solo tipo. Il 90% della loro dieta è costituita da erba e si sono adattati egregiamente alla vita sui pascoli di montagna. Il gruppo dedica 10 ore al giorno a questa attività. Le dita corte e tozze sono perfette per strappare gli steli più saporiti. Come i loro cugini babuini, sono guidati da un maschio alfa. Lui rivendica l'accesso esclusivo alle femmine. Ma sono le femmine a condurre i giochi, eleggendo il loro leader. Se il maschio alfa vuole mantenere il suo posto al vertice e accoppiarsi con le femmine, deve renderle felici. La ricompensa per aver fatto il suo dovere lo circonda. Ogni cucciolo del branco è suo. Più a lungo resterà un maschio alfa mantenendo la pace, più a lungo crescerà la sua linea di discendenza. L'ingrediente magico nella vita dei gelada è il grooming. E tutti vi partecipano. Rimuovere pulci e zecche è una cosa seria. Ma questo rituale, oltre a mantenere pulita la pelliccia, è essenziale per i legami affettivi. I gelada si rassicurano a vicenda con dei messaggi vocali.
Delicati gorgoglii e schiocchi di labbra aumentano il fattore benessere. Qualcosa mette in allerta il branco. La presenza di un intruso. Ci sono guai in vista. Il maschio solitario proviene da una famiglia vicina. Vuole conquistarsi un branco tutto suo e ha messo gli occhi sul gradino più alto. Se le femmine gradiranno il nuovo arrivato, detronizzeranno il loro leader. Ma ci sono delle regole. E lo straniero deve rispettarle se vuole impressionare le femmine. La battaglia per il trono non consiste in una rissa da strada. Le regole del branco dei Gelada sono molto più sottili. Vince chi riesce a sedurre il maggior numero di femmine. Il maschio alfa dovrà usare tutto il suo fascino per rimanere nelle loro grazie. Non è ancora pronto a rinunciare al suo titolo. Mila metri più in basso, la vita è molto più dura per gli abitanti dell'arido deserto dei Dankali. 750 chilometri quadrati di steppa e pianura sono attraversati da un solo fiume. La Madriade è la specie di babuino più settentrionale al mondo. Una specie che si è adattata a vivere in climi rigidi e in territori semiaridi. La chiave del suo successo è vivere in branco. Cooperazione e competizione sono centrali nella vita familiare. Queste condizioni estreme necessitano di regole ferree. Il maschio alfa di 10 anni ha conquistato il comando nel modo più duro, con l'aggressione. Qui la prima regola è: impara a combattere e difenditi da solo. E non è mai troppo presto per iniziare ad allenarsi. Nelle vicinanze, un'oasi del deserto offre risorse vitali per il branco, che qui trova un'abbondanza di piante, frutta, insetti, uova, piccoli mammiferi e una fonte d'acqua perenne. È un territorio che va difeso. Il maschio alfa detiene il dominio in questa valle, ma invecchiando, è sempre più difficile mantenere il suo ruolo da leader. I maschi vivono solo fino a 20 anni. E visto che i più forti stanno scalando i ranghi, lo scontro è inevitabile. Il maschio alfa è in allerta. Al minimo segno di debolezza, il suo regno potrebbe essere finito.
l'enorme fiume Chobi. Una forza della natura che scorre per 700 chilometri attraverso Angola, Zambia e Botswana. Per questo piccolo, le lussureggianti sponde del fiume sono un fantastico parco giochi ora che muove i primi passi verso l'indipendenza. È un membro del branco del fiume. Un gruppo di oltre 100 esemplari di babuini chacma dai piedi grigi. Ma questo habitat nasconde una minaccia. Una delle più alte concentrazioni di predatori al mondo. Per sopravvivere qui è necessario imparare alcune dure lezioni di vita. E la scuola inizia in tenera età. Mentre gli adulti vanno in cerca di cibo, i più giovani fanno una scoperta. Un tronco caduto. È l'ora di scatenarsi. Solo un maschio della nuova generazione si impossesserà del trono. Imparare a cavarsela da soli fin da giovani è fondamentale. Niente è più fastidioso della mamma che arriva a interrompere il divertimento. Ma finché non è in grado di badare a se stesso, e cioè intorno al secondo anno, è lei che lo protegge. All'insaputa del branco c'è un intruso in agguato. Se ne ha l'opportunità, un leopardo può facilmente trascinare via un ignaro piccolo. Il branco del fiume sta per essere messo alla prova. Il branco della spiaggia è stato sorpreso nel territorio degli umani. Il cane dei vicini ha avvistato la famiglia. Frugare nella spazzatura è un'attività rischiosa e non fornisce il sostentamento necessario. Devono spostarsi ancora. Nei pressi della spiaggia, un'abbondanza di cibo li attende. Ma per arrivarci, devono superare un ostacolo pericoloso. Una mossa sbagliata può fare la differenza tra la vita e la morte. Il maschio alfa ha un compito difficile. Secondo le regole del branco, è lui il responsabile della salute di tutti. Una strada trafficata è una delle sfide più ardue da affrontare per un babuino. Spetta al maschio alfa guidare la famiglia verso la salvezza. Ma prima di attraversare, aspetta che tutti lo raggiungano.
L'asfalto caldo è ideale per schiacciare un rapido sonnellino. Hanno imparato a caro prezzo a restare dietro la linea gialla. I giovani dovranno osservare attentamente gli anziani e imparare il codice della strada per sopravvivere nel mondo degli umani. Sugli altopiani dell'Etiopia, il branco della montagna placa la sua sete in un ruscello. Per i membri più giovani, è una scusa per scimmiottare. Questa è una fase chiave del loro sviluppo. Più loro giocano, più stimolano l'area del cervello responsabile dell'apprendimento. Questo gli permetterà di destreggiarsi nel loro habitat. Gli adulti sono nervosi. L'intruso è ancora nei paraggi. Scuote un albero per dimostrare la sua forza. Continua a puntare al gradino più alto. Ma il maschio alfa del branco non rinuncerà facilmente alla sua posizione. L'intruso sa che per vincere questa battaglia dovrà impressionare le femmine e non intimidire i maschi. Prima di rivendicare il trono, dovrà guadagnarsi la loro lealtà. Come approccio, usa la tattica del pugno di ferro nel guanto di velluto. Ma il maschio alfa conosce le sue intenzioni e riunisce le femmine a lui più fedeli. Il rivale lo scruta attraverso il suo harem e si avvicina senza timore per dimostrare che fa sul serio. L'harem si raduna dietro al maschio alfa, un chiaro segno di supporto. Oggi hanno deciso di restare con il loro re. Lo sfidante si allontana. E il maschio alfa ostenta la sua vittoria. Per il rivale è un duro colpo. Ma il segreto è la perseveranza, e questo è solo il primo tentativo di molti altri. La prossima volta dovrà cambiare strategia. Lungo le sponde del Chobi, il branco del fiume non si è accorto dell'arrivo di un leopardo. Un predatore così forte può sopraffare un animale 3 volte più pesante di lui. E un babuino piccolo e indifeso rappresenta un bersaglio facile. Il leopardo solitario caccia tendendo agguati, seguendo la sua preda, prima di lanciare un attacco a sorpresa. Il folto fogliame sulle rive del fiume lo rende quasi invisibile. Ma i babuini, vivendo in gruppo,
hanno un notevole vantaggio. I loro occhi sono ovunque. Il maschio alfa lancia un grido d'allarme. La copertura del leopardo è saltata. Non può competere con un gruppo di babbuini infuriati e si ritira. Il piccolo è ancora lontano dall'indipendenza, ma dall'incontro con il leopardo ha imparato una lezione importante. Per sopravvivere è fondamentale la cooperazione e il lavoro di squadra. Lo scampato pericolo ha innervosito il maschio alfa, che è in cerca di un capro espiatorio. Un giovane maschio non si accorge del suo arrivo e non si sottomette in tempo. È una violazione delle regole. Viene punito per la sua mancanza di rispetto. E ora dovrà mantenere un basso profilo per tornare nelle grazie del maschio alfa. È mezzogiorno nel deserto dei Dankali. Nonostante l'alta temperatura, il branco del deserto pattuglia il suo territorio. Il maschio alfa ha il compito di proteggerlo dagli intrusi. E nessuna parte del territorio è più preziosa dell'oasi. Controllato che il perimetro è al sicuro, il branco si sparpaglia. Sono alla ricerca di una delizia del deserto. È giunta l'ora di godersi i frutti del proprio territorio. La palma Doom si trova solo in questa zona e produce un frutto molto apprezzato. Per la maggior parte dell'anno il branco si sfama su miseri alberi di acacia. Ma quando i frutti delle palme Doom maturano, non esiste un posto migliore di questo. Grazie a questo frutto nutriente, quello del deserto è uno dei più numerosi branchi di babbuini a madriade presenti in Africa. La visita all'oasi è anche un'occasione per rilassarsi e per allattare. Anche in un contesto così tranquillo, le regole sono sempre valide. Rinvigoriti dai frutti, i più giovani sono pronti a combattere. I giovani maschi testano la loro abilità nella lotta.
Il rango nel branco sarà determinato dalle loro prestazioni. Questi scontri rappresentano un passatempo pomeridiano per i più anziani. Mentre tutti sono distratti, un giovane maschio del branco intravede una possibilità. Può sfruttare l'effetto sorpresa. È nel pieno della sua prestanza fisica e aspira alla leadership. Si avvicina al maschio alfa. È un chiaro atto di aggressione. Il maschio alfa mette in mostra i grossi canini, che possono infliggere gravi ferite. Dopo anni al vertice del branco, non mostra alcun segno di cedimento. Rimane imbattuto. La sua dimostrazione di ferocia è un'altra tacca sul suo scettro. La sua vittoria è un avvertimento per chiunque intenda sfidarlo. È ancora lui il capo. E mantiene il controllo dell'oasi e del branco. Il branco della spiaggia si è riunito. Sono diretti verso la costa. Ma prima devono attraversare una strada pericolosa. Il maschio alfa si accorge di una pausa nel traffico. Ma la pausa non dura a lungo. Ognuno ora dovrà trovare il modo di passare dall'altra parte. Anche la minaccia delle auto in arrivo non distoglie i più giovani dal gioco della lotta. Finalmente il maschio alfa riassume il controllo della situazione
e guida con successo la sua famiglia. Con la lezione di sopravvivenza alle spalle, raggiungere la spiaggia è una passeggiata. Adesso passeranno il resto della giornata a raccogliere quello che troveranno sul litorale, al sicuro dalla minaccia delle auto. I rifiuti possono essere un ripiego, ma il menù del pranzo è molto più invitante. Il cibo naturale è sempre la scelta più salutare. Il maschio alfa si serve per primo e il resto della famiglia lo segue. Cercano nelle pozze di marea succulente patelle e cozze. E stanano le pulci di mare nascoste sotto le alghe marce. Il branco si rimpinza con del cibo fresco. I babuini di Cape Coast sono gli unici a sapere come ricavare cibo in riva al mare. Un comportamento che ricorda quello umano ai suoi primordi. L'adattabilità è un tratto comune a tutti i primati. Oggi i babuini della spiaggia hanno imparato a convivere con i vicini umani. Ma per sopravvivere, dovranno continuare ad affidarsi all'abbondanza del mondo naturale, invece di cedere a nuove tentazioni. Sulle rive del fiume Chobe, la lezione continua. Poco tempo fa, il branco è riuscito a mettere in fuga un leopardo. E ora il piccolo può riprendere a giocare. Si unisce agli altri compagni per esplorare il parco giochi della foresta. Con lotte, arrampicate e zuffe, testano le loro capacità fisiche. E queste lezioni sono essenziali per stabilire quale posto occuperanno nel branco. Nel tentativo di mettersi in mostra tra i suoi coetanei, il piccolo fa un passo azzardato e va su un ramo troppo alto. Ma ancora una volta, la madre sa quando intervenire. Con il tempo, il più giovane membro del branco acquista fiducia e impara che c'è una linea sottile tra dipendenza e indipendenza e che per sopravvivere deve fare affidamento sulla famiglia. Man mano che cresce, il branco del fiume gli offrirà protezione e competizione. E anche se ha le carte in regola per raggiungere il vertice, non smetterà mai di combattere. La cosa più difficile nella società dei babuini non è diventare alfa, ma rimanere alfa.
Nel tardo pomeriggio, tutto sembra tranquillo sui prati montani dell'Etiopia. Mentre gli adulti mangiano e si puliscono, i piccoli possono riprendere a giocare. Verso i 4 anni di età, i maschi lasciano la famiglia e formano gruppi di scapoli, mentre aspettano l'opportunità di farsi una famiglia propria. Alla stessa età, le femmine iniziano ad accoppiarsi e ad allevare i cuccioli. Ma per ora c'è solo il divertimento. Anche il maschio alfa si concede un po' di relax sapendo che il suo harem è al sicuro. Ma non può mai abbassare la guardia. Nonostante abbia fallito il primo tentativo, lo straniero non si arrende. Se reclutasse un suo harem abbastanza grande, potrebbe anche sfidare il trono. L'unico modo per farlo è ricominciare tutto da capo, un membro alla volta. Ha trovato il suo obiettivo, una femmina più anziana che si è allontanata dall'alfa. E se riuscirà a conquistare il suo affetto, sarà un buon inizio. Comincia rapidamente a pulirla. Questa è una mossa rischiosa che può portare ad uno scontro. Attira più attenzioni del previsto. Il maschio alfa se n'è accorto. La regola finale del branco: se la pace non funziona, bisogna mostrare i muscoli. Lo straniero si rifugia su un albero e non scenderà finché la situazione non si sarà calmata. Il maschio alfa ha confermato il suo dominio. Nel branco della montagna, l'ordine è stato ristabilito ancora una volta. Lo straniero dovrà cercare fortuna da qualche altra parte. Fino a quando non otterrà il supporto di un harem, sarà destinato a vagare da solo sugli altopiani. Nella valle è tornata la calma dopo una giornata movimentata per i babbuini a Madriade. Dopo aver sventato un attacco al suo dominio, il maschio alfa del branco del deserto mantiene il controllo del suo territorio. Guida la sua famiglia su una scarpata, in cerca di un posto dove trascorrere la notte. Un altro giorno al comando.
Ma con un rivale in attesa dietro le quinte, deve tenere alta la guardia o la sua vittoria avrà vita breve. In tutta l'Africa, quattro famiglie si apprestano a trascorrere la notte e si preparano a un nuovo giorno pieno di sfide. A Cape Coast, il branco della spiaggia ritorna nella sua tana, ricavata da una piccola grotta, al sicuro dal mondo degli umani, delle auto e del cemento in cui stanno imparando a destreggiarsi. Il branco del fiume si prepara a riposare sulle cime degli alberi, a riparo dalla minaccia dei predatori. Il più piccolo del branco dovrà affidarsi ai più anziani per ottenere protezione e raggiungere l'età adulta. Sui prati d'altura d'Etiopia, il maschio alfa Gelada riposa sereno. Il suo harem e il suo onore sono ancora intatti. E nel deserto dei Dankali, un vecchio re riposa sul suo trono. Il legame condiviso con la propria famiglia è il tessuto di ogni società di babuini. È il segreto del loro successo nel corso di milioni di anni. Continueranno ad adattarsi a nuove sfide, vivendo sempre secondo le regole del branco.